Chef, ma in questa ricetta non ci metti il limone? No, chef, perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero. Buono, ma dimmi una cosa, che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io, mastichi Degam. Così finiamo con un bel sorriso. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam. Scegliere una vettura usata da JB Cars vuol dire scegliere un prodotto controllato in ogni minimo particolare. Non vi resterà nient'altro da fare che guidarla e godervi la strada in sua compagnia. E poi la cura e l'attenzione per il cliente, da sempre un must in JB Cars. Visitate il sito jbcars.it per scoprire tutta la disponibilità delle vetture usate in sede. Settembre 2023 continua l'offertona sull'Africa Twin 1100 Adventure Sports col tris di valigia originale inclusa nel prezzo e fino a 15.000 euro di finanziamento in 5 anni senza interessi. Venite da Motostar, scoprite tutta la gamma disponibile in pronta consegna e le grandi offerte di Honda. Benvenuti nella nostra nuova sede di Svezia Car Volvo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 presso il Car Village Fassina. Vi aspettiamo nel nostro nuovo salone per mostrarvi tutte le vetture della gamma Volvo, le vetture usate Volvo Select e anche la nostra nuova officina. Vi aspettiamo in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano. Ciao a tutti, siamo la Pogliani di Sesto San Giovanni. Come vedete dietro di me abbiamo tutto, nuovo, usato, conto vendita, potete portarci il vostro veicolo a vendere e ve lo ritiriamo. Ci trovate in Viale Casiraghi 427 a Sesto San Giovanni. Vi ricordo il sito è www.pogliani.com. Veniteci a trovare. Ciao, sono Francesco, Yamaha di Saronno Motor Times. Vi ricordo che abbiamo anche una sede a Legnano. Volevo segnalarvi questo mese una promozione super interessante Gamma XSR, quindi 125, 700, 900 in tutte le versioni. Abbiamo fino a 1500 euro di supervalutazione usato, oppure in caso non abbiate permuta, 1500 euro di accessori compresi nel prezzo, per cui vi aspettiamo. Approfitto dell'amicizia e del riposo momentaneo di Ezio Gianola, che è in attesa con i piloti del GRD di volare verso la Spagna, dove settimana prossima sarà impegnato in tante categorie. Ciao Ezio, come va? Come va la vostra squadra? Ciao, ciao Bob, grazie. No, bene, dai, abbiamo Volpi e Rato è nei primi tre nel CEV, ha fatto l'esordio mondiale in Austria e anche a Barcellona nei primi 20, quindi si è comportato bene con la squadra SAG, quella di Bo Snyder, e stiamo lavorando sui ragazzi. Anche Volpi sta cominciando in Moto2 entrare nei primi 10. La nostra idea è comunque di, se va avanti l'europeo in 600, perché la Moto2 passerà mondiale junior come la Moto3, ci saranno alcuni piloti, almeno 4-5 della Moto3 mondiale, che non troveranno il posto per salire in Moto2 e quindi andranno a riempire le caselle della Moto2 nel CEV, quindi diventerà un campionato molto più importante, anche perché io ho comunque detto anche agli organizzatori che bisogna lavorare anche su ragazzi di 16 anni in Moto2 strutturalmente, perché è una moto molto più potente e pesante rispetto a una Moto3. Come vedi, sai benissimo che se guardiamo molti piloti della Moto3 come Guevara a livello mondiale, o anche Foggia, Dalla Porta, tanti di questi, poi dalla Moto3 alla Moto2 fanno tanta fatica, e magari con un contratto di un anno o due poi dopo si perdono per strada. Abbiamo visto tanti piloti nel 600 mondiale che sono andati a finire tutti lì, con Burga, Montella, Manzi. Alla fine, secondo me, invece bisogna lavorare un po' di più sulla Moto2, perché se guardi lo schieramento del mondiale ci sono 12 spagnoli in Moto2 e 3 italiani in Moto2, perché Foggia, Arbolino e Surra, quindi c'è pochissimo Edietti, però poi abbiamo fatto esordire noi Rat, cioè siamo proprio pochi, quindi il mio lavoro è tutto portato là per portare i giovani al CEV e poi al mondiale. Non è facile, però sono anni che ci lavoro e spero di trovare dei ragazzi con la 600 di portare là, perché poi la scala è quella lì, 600 Super Sport, europeo nel CEV, il CEV Moto2 e poi mondiale, quello lì è... Però adesso bisogna cominciare a lavorare, perché anche in Moto3 abbiamo quasi niente, come vedi. Certo.
Vabbè, questo è un po' quello che sto Buon lavoro a te, a tutti i ragazzi della GRD, lavorate veramente in maniera incredibilmente assidua e con grande passione come sempre. Ezio, invece, dacci la tua lettura di quello che sta succedendo nel mondiale, in MotoGP, con Martin che sta facendo vivere a Pecco quello che Pecco ha fatto vivere forse l'anno scorso a Quartararo, quello che Pecco ha già vissuto nell'anno, come ha ricordato lui, del suo titolo in Moto2. Però quando uno ti sta dietro e pian pianino ti recupera, è una di quelle situazioni che dà veramente molto fastidio. Credo che Pecco, al di là di tutta la sicurezza che giustamente dimostra e la calma, penso che insomma un pensiero adesso concreto su Martin, che può essere una spina veramente nel fianco fino in fondo, ce l'abbia, ma credo che ce l'abbiano anche in Ducati stessa, in Ducati ufficiale. Poi comunque, se vincesse Martin con la Ducati saranno contenti comunque. Cosa ne pensi, Ezio? Ma bello, bellissimo, perché è un campionato che è cambiato, è un campionato che ci sono trappole, ci sono più di ci sono 44 gare, perché comunque anche quando fa sprint abbiamo visto stavolta che con Martin che tira come un assassino perché sa che deve attaccare. Bagnaia, se stai in difesa, becchi. Quindi Bagnaia in questo momento, ho sentito anche interviste Tardozze come dire dagli gas, perché questo non ha niente da perdere. Cosa da perdere Martin? Niente. Cioè attacca, deve fare una... Secondo me Bob è un po'... andremo a vedere un campionato che chi sbaglia di più perde. Ci sono ancora tante gare e quindi anche domani la gara, io penso stanotte la gara qualcosa cambierà, perché cambiano le gomme, è più lunga. Comunque ho visto una KTM lì in mezzo a loro due e comunque ho visto che ha fatto fatica Bagnaia a passare Miller, ha dovuto rischiarla, ha dovuto svegliarsi un po'. È che Bagnaia ha fatto un sacco di errori, è giusto quello che hai detto te, l'anno scorso è successo a nella sua rincorsa su Quartararo, però la Ducati è ancora un po' più avanti con il moto e Martin è forte, perché poi ha anche una grande squadra, perché ha Romagnoli che è l'ingegnere elettronico e capotecnico, ha iniziato a lavorare con me quando ero alla Honda, quindi ha tanta esperienza, un ragazzo bravo e ha anche una bella squadra, c'è dentro un po' di Italy anche lì. Quindi è un po', insomma, secondo me è storta un po' il naso la Ducati ufficiale, perché becca. E di solito la Ducati ufficiale non può beccare dal team satellite, anche se le moto sono praticamente identiche. Solo che Martin è un animale da gara, cioè uno che è pronti via, non gliene frega niente, mena come un fabbro. Hai visto già pronti via la prima gara stanotte, la prima curva, insomma... Da fermo ha fatto un tempo che di solito lo fai al terzo giro e sta conducendo, secondo me, una tattica dove vuole attirarsi Bagnaia, però deve stare attento a non rischiare, quando cambia qualcosa sui pneumatici, perché lui lavora tanto sulla frenata, però poi quando va all'inserimento con una gomma dura sull'anteriore, lì puoi fare l'errore. Io quest'anno ho visto tanti errori fatti da lui e questo, sai, te sei campione del mondo e devi parare i colpi di uno che sbagliava tanto e quindi penso, Bob, che il fatto di chi sbaglia di più pagherà, anche se ci sono ancora tante gare e anche se penso che le prossime gare può avere delle varianti con l'acqua, Martin col bagnato un po' meglio Bagnaia, però sai, sono lì. È una guerra così, è una bella guerra, secondo me è un bel campionato. Mi aspettavo qualcosa di più di KTM dopo la gara che aveva fatto Pedrosa, ma si sa che comunque anche lì Binder è forte, però anche loro dipende come si adatta la moto sul circuito che va, però certo, stanno arrivando anche loro, quindi però tu hai detto lui prima, si può mettere in mezzo. Ok, hai anche detto però, se non ho capito male, che non si può non attaccare, nel senso che tu dici chi sbaglierà meno vincerà, però l'attitudine che sta mettendo in pista Martin è l'attitudine di uno che è all'attacco, no? Che come dici tu, prende dal gas, sì. Va, non gli interessa più di niente,
L'altro è questa attitudine per metterla in pista adesso. Un conto è farlo quando hai 60 punti di vantaggio, un conto è farlo quando uno te ne ha mangiati 50 e passa e adesso ce l'hai lì dietro, perché sicuramente è più difficile, però vale lo stesso, dici, no? Chi vince, chi deve attaccare, vince chi attaccherà di più, comunque senza sbagliare ovviamente. E poi Martin è quello che vedi, cioè non è che uno che ha tante tattiche, cioè uno che va dentro, è sicuro del suo pacchetto e mena, perché comunque è uno che va così, va quasi al 100%, ma sta nel comfort del 100%. Qualche volta ha sbagliato anche lui, però Bagnaia, se vuoi andare avanti, devi attaccare. Cioè, io penso che la gara di questa notte potrebbe cambiare qualcosa, però ho sempre visto Martin che attacca, parte, mena subito, sta lì, in poi ha imparato a gestire qualcosa anche lui. Diciamo, io penso che la moto di Bagnaia abbia qualcosina, non tanto in più, ma forse qualcosa, quei dettagli che possono fare la differenza, che lui è bravo anche, però bisogna vedere se riesci anche a tirare il fiato quando fai una gara, perché comunque come Martin non ti fa respirare, cioè l'hai visto. Poi il terzo incomodo rimane Bezzecchi, che Bezzecchi ha o con le gare della Madonna, visto come l'altro giorno, oppure ogni tanto si inceppa e fa una gara come stanotte, che era sesto, settimo, che non è mai stata la partita. Però è lì anche lui a 40 punti, quindi anche lui può... però vedo certi equilibri li conosci meglio di me, no? Tu che hai corso, hai fatto i mondiali. Bezzecchi comunque non penso che sia un nemico vero in pista per Bagnaia, no? Cioè, sulla carta, essendo di una scuderia, sono gestiti dalla stessa scuderia, è chiaro che se c'è un momento in cui deve tirare indietro, secondo me lo fa, ma è anche giusto che sia così. Con Martin quel discorso lì non lo può fare, Bagnaia, cioè con Martin sai che te la devi giocare, Cioè noi dell'ambiente pensiamo ogni tanto, era come un po' Bastianini l'anno scorso, no? Cioè ha cominciato a dar fastidio, poi verso la fine ha vinto comunque Bagnaia. Un po' Bezzecchi sta facendo la stessa cosa, perché comunque sei in quella fase dove non hai niente da perdere, perché diventa difficile quando, come per Bagnaia, che deve vincere per forza, sei campione del mondo e devi vincere, arrivano due giovani che forse non te li aspetti, cioè sono lì, non è che non te li aspetti, però adesso sono lì in 7-8-10 punti, secondo me, come abbiamo detto prima, non so come, cioè è più difficile capire cosa vuole fare Bagnaia, perché gli altri due corrono alla morte, quindi però quando Bagnaia si mette in mezzo, dove si mette in mezzo? Perché uno, se si mette in mezzo quando è secondo, il terzo chi è? È quello che perde punti, e quando sei lì a farla fuori, uno come Bezzecchi non è che si tira indietro, lui guarda il suo, e quindi sono due forti che si giocano il mondiale, ma ce n'è un altro che si può mettere dentro, quindi vediamo. Qui Bezzecchi non l'ho visto come la gara prima, non so se non si trova bene a Motegi o per che cosa, però sai, poi le gare può succedere di tutto, e logico che partono con moto tutte più o meno uguali, con gomme più o meno uguali, solo quando Bagnaia ci mette una gomma dura, perché lui lo sostiene di più, però secondo me va a rischio, come detto prima, quando poi va a inserirla. Se vai un po' più forte, perché ogni tanto lui fa degli sbagli, dice abbiamo sbagliato, dobbiamo valutare, però secondo me sono sbagli che fa lui, c'è poco da valutare, cioè lì quando aumenti 3-4 km in più in una curva, che è difficile farla, o stai alzando il ritmo, e lì lui ha fatto tre errori abbastanza grossi, quest'anno sono un 4, e quindi Martin non li ha più fatti, li faceva l'anno scorso, ma quindi se te valutiamo Martin, cosa da perdere, attaccherà anche oggi, e l'odio che sulla gara lunga saltano fuori elementi che tu non sai, perché comunque fin quando non sei a 5-6 giri alla fine della gara non sai come la gomma, il posteriore esempio. E poi comunque è bastardo Motegi, perché sono in curva, quelle a 90 gradi che tornano indietro,
quando è giù la gomma così devono stare molto concentrati, però in apnea ho visto Martin, cioè, non ha sbagliato niente, forse la prima staccata, la prima curva che ha fatto quella sbanda, perché è arrivato come un matto, però mette in condizione anche il primo match, lui li scalda subito, è forte. Ecco, Bagnaia deve stare attento di non prendere quel gap che ha preso anche l'altra volta, che poi è caduto per andare a recuperare, Benzecchi era andato, Martin era lì che si tirava sulla tuta e forse non ha azzeccato bene le gomme Martin, però poi si cureranno anche lì, perché le gomme sono importanti, capito Bob? Bisogna sempre vedere, perché uno la fa diversa se uno la sbaglia, l'altra l'azzarda, e lì c'è il gioco delle carte. Ok, chiarissimo. Tra l'altro avete sentito cosa ha detto Ezio, cioè non l'ho detto io, perché poi a me mi sgridano quando dico no, però tu ce l'hai con Bagnaia. Ezio ha detto quello che una persona che capisce, che ha passione, rilevano il fatto che gli errori, perché troppo spesso non si sente, però il mio team mi deve spiegare cosa è successo, che problemi abbiamo risolto, ci sono dei problemi. Poi lui ha detto che i problemi li aveva risolti ieri, no? Per cui sembrava tutto bene, in realtà stamattina dice di aver fatto ancora fatica, la sua gomma scivolava di più di quella di Martin, cioè sembra quasi che ci sia un po' la difficoltà di alcuni piloti ad ammettere che quell'altro è semplicemente andato più forte. Io ti dico, il fatto che abbia messo dietro Miller, Ezio, non lo valuto come una grande gara di Bagnaia, perché Miller non fa un giro uguale all'altro, non fa una staccata uguale all'altra. Ah, sicuro. Sì, sarà difficile da passare perché non sai dove cazzo va a mettere le ruote, ma se è stato un podio fantastico perché ha passato Miller, secondo me è veramente molta poca roba. Detto questo, staremo a vedere stanotte cosa fa. Tu hai detto un'altra cosa importante: se vince un team, una Ducati che non è quella rossa, una cosa del genere, hai detto, no? È un problema, cioè, è un po' un casino. Per noi no, per gli appassionati no. Per Campinotti no, per lo sponsor di Ducati Pramac no, però evidentemente quanti anni sono, Ezio, che non si vede un team privato battere un team ufficiale? Tanti anni, troppi forse. Sì, ma cioè, io non è che non faccio il tifoso di nessuno, ho fatto il pilota. No, non è questione di tifo, Ezio, è questione di analizzare la situazione. Cioè, è logico che ci sono i tifosi di Bagnaia che se sentono parlare quello che dico io mi dicono che cazzo dici. Esatto, cioè, esatto. Ma non è così, perché io guardo quello che vedo. Se vedo un pilota, cioè, questi particolari che diciamo sono particolari che sono così, perché poi ad esempio quando tu parti con una gomma in una gara, quella l'hai scelta, non è che è come nelle prove che fai 10 giri, poi il pilota dice ma mi piace, poi provo la media, non è male, però fa caldo, ci sono 50 gradi, però gli ultimi giri, forse la morbida, cioè, il problema è che tu vai con una gomma che tu ti piace di più a te, come guidi tu, quindi ogni tanto. Poi quando, ad esempio, Martin, la gomma, l'ha detto, l'ha un po' sbagliato, l'ho fatto secondo domenica scorsa, perché non è partito con le stesse gomme, però lui la gara prima, la sprint l'ha fatta così, si sente a posto così, ma tu fai 10 giri, 12 giri, quando fai magari col pieno, provi venerdì, SP2, quelle balle lì, ma la gara poi è un'altra roba. Il discorso è che se Martin tira il carro e mena, come anche Bezzecchi mena, se è a posto, se uno va in difficoltà non lo prendi più, perché è lì il punto. Infatti, bam, fanno delle differenze bestiali. Cioè, Martin dice, io nella sprint vado, faccio 12 giri, io vado al 110% e sto in quella comfort zone lì. Non sbaglia, lo fa. Dopo chi sbaglia paga, perché... Però ecco, Bagnaia ha un po' un problema, cioè lui è campione del mondo A, pilota ufficiale Ducati B, quindi tu sei il numero uno lì, poi hai due pretendenti, due team satellite, che però Bezzecchi cosa avrà, una 22, una 23, boh. Poi quell'altra alla 2023 Martin, poi gli aggiornamenti si sa che se io trovo un chiodo che va meglio sulla mia moto, lo mettono sui piloti ufficiali e fanno la differenza. Però a quel punto lì subentra solo la testa, perché poi sono piccole particolari. Certo che se te cominci a fare delle gare
dove Martin al secondo giro ti picchia 20 giri e tengono le gomme, diventa un problema al Bagnaia, perché Bagnaia deve stargli davanti, non è che puoi vivere ha vissuto di rendita, ma ha sbagliato tanto. Se Bagnaia logicamente non cadeva, faceva secondo, terzo, quelle gare che sono cadute, poi che tu sei in una posizione che l'hai già acquisita, quella posizione lì, e delle volte però lo sbaglio può essere dietro l'angolo, ma quella gara lì faceva secondo o terzo, hai un sacco di punti, però se non vinci, perché Bezzec era già andato nella gara prima, e qua ha passato Miller e l'ho visto fare anche fatica a passare Miller, perché Miller, come dici te, tiene dietro la strada, è imprevedibile, è un pilota istintivo. Io dico sempre che non è un fenomeno mettersi a posto la moto, delle volte c'è, delle volte non sai che c'è, però se c'è poi lo devi passare, perché come ti dicevo prima, moteggi a queste curve ad angolo e poi è abbastanza stretto, no? Quindi con la MotoGP, quando vai davanti, poi stai di dietro, si scaldano, soliti discorsi. È un bel campionato, perché se Bagnaia ha 60 punti di vantaggio, questo campionato diventa come Verstappen e non guarda più nessuno. Mentre in questo caso, secondo me, è bello, è vincente. Io spero che vadano avanti fino all'ultima gara, e se la giochino l'ultima gara. Perché mi piacerebbe vedere anche un team satellite farla fuori con l'altra squadra. E questo va bene. Senti, prima di lasciarti andare, però mi hai alzato la palla, per cui vado a schiacciare e tu andrai in bagger a salvare, perché... Parlando di team satellite, rimbalzano sempre le voci di Gresini, non più tardi, forse hai sentito un messaggio che stavo ascoltando da un amico che ha contatti molto, molto interessanti in Gresini, che mi dice: guarda Bob, che da quanto mi dicono è fatta di là, però sembra che si sia alzato un grandissimo, un grande polverone da parte di Ducati, che a questo punto potrebbe non essere, mentre Dall'Igna rimane assolutamente dell'idea di avere Marquez, anche se fosse nel team Gresini, mentre invece sembra che ci sia un po' di polverone. L'hai sentito il messaggio che stavo ascoltando, Ezio, per cui puoi confermare che non è... No, ma questo potrebbe portare a un'ipotesi di cui ha parlato qui Oscar Aro, che potrebbe, e allora questa allora mi la credo possibile, cioè quella di andare Marquez da Gresini e fare un anno con la moto che si troverà, però a quel punto lì potrebbe vincere con quella moto lì di San Antonio, non lo so, e poi l'anno dopo il team Gresini switchare a KTM, che è un po' quello che ci ha detto Oscar Aro, non so se l'hai conosciuto, ma credo di sì, è un storico collaboratore di Lucio Cecchinello, in MotoGP. Ecco, alla luce di quanto ho ricevuto, di questo messaggio che ho ricevuto, mi dice: guarda Bob, che sono pronti, secondo loro si fa, potrebbe andare di là, e potrebbe essere questo il disegno, perché Ducati, da quanto mi hanno detto, è assolutamente contraria, rimane solo Dall'Igna, l'ultimo baluardo che vorrebbe Marquez. Io ho da chiederti, ecco, ho da precisare questa cosa, l'indicazione che vi posso dare sulla trattativa Pramac saltata, perché da quello che so hanno chiesto 3 anni di contratto in Ducati e Marquez non avrebbe potuto portare nessuno del suo team, cioè nessuno del suo team, da Santi Hernandez, nessuno dei meccanici, nessuno. E lì è andata come si sa, cioè che è stata rifiutata, per cui i 2 anni di cui ho sentito parlare non mi tornano con la versione che ho io, e soprattutto Mark voleva evidentemente portarsi qualcuno, non so chi, però credo Santi Hernandez, secondo me abbastanza sicuramente, ma non si sarebbe potuto portare nessuno, per cui ha declinato. Detto questo, Ezio, ti dico, ti chiedo scusami se l'ipotesi Gresini secondo te è fattibile. Io la ritengo una follia, se è per andare un anno in Ducati e poi andare non so dove. Se invece c'è un progetto così che potrebbe portare Gresini ad avere le KTM nel prossimo futuro, allora ha senso. Però secondo te, con la moto di Giannantonio, lui può vincere il mondiale, glielo farebbero vincere, perché secondo me o Pramac sdogana che il team satellite può vincere quest'anno se Martina è in grado di battere Bagnaia, o altrimenti non lo so, la vedo difficile, perché la storia ci dice che il team satellite non batte il team ufficiale. Guarda, da Misano, che eravamo a Misano, sempre fonti sicure, però sono sempre fonti di ad hoc. Secondo me loro hanno fatto
anche un contratto, un precontratto, una roba del genere con il team di Gresini, anche perché è sempre lì stand by e ancora non hanno deciso niente perché aspettano lui. Poi ci sono tante cose, addirittura io l'ho sentita certe che la Honda dice e lì vanno dal capo però, e certo, gli dicono sì, ma se Marquez porta via Repsol, che segue lui per andare di là, la Honda resta anche senza sponsor, oltre che senza quel pilota lì. Quindi la palla sembrava che rimbalzava un po' su Espeleta. E poi quelle cose che hai detto tu si sono sentite. Il discorso è mettere insieme tutte queste cose qua. Cioè, è logico che lui... cioè, la Ducati ti dice... se vieni da me devi star qui 3 anni, vabbè, ho un contratto così, e ci sta, però che ha senso. Sì, e logicamente i suoi uomini non li porti, perché comunque nei team a satelliti ci sono comunque uomini Ducati, ingegneri che comunque sono lì a controllare, è così, è normale, è chiaro. E poi dopo ci sono dentro uno come Marquez, entra in Ducati, sconquassa tutto e tutti. Cioè è logico che Ducati poi alla fine dice io vinco, mi porto a casa il pilota ancora che secondo me a dargli una moto buona è ancora uno che dà fastidio sicuramente. Quindi secondo me lui deciderà, però ti dico che anche se lui dalla Honda non avrà niente, sarà dura, perché la roba di Bradel che abbiamo visto anche a Misano non si capisce, questa moto fa un gran casino però non esce mai da ste curve, e poi piano, e poi lui gli altri poi, però non lo so, ma mi dà l'idea che può anche darti che rimanga in Honda, rimanga in Honda, ma non perché non ha voglia di andare via, perché tanto lui guarda anche adesso, sta lì tra 4 giri, poi se deve rischiare cade lui, lì non fai niente l'anno prossimo, però come hai detto tu, tutte queste cose qua bisogna vedere se le caselle si l'ho sentito il anche castro. Che con i soldi della Repsol può andare a comprare anche il team di Gresini e poi rimane a lui, però sono diciture, sono cose dette così. Secondo me lui vorrebbe cambiare moto perché lui vorrebbe vincere ancora il mondiale, però tutte le cose che abbiamo detto, che si dicono, che si incastrano, non lo so cosa succede, perché qua aveva detto che diceva qualcosa ma la tirano ancora lunga, ma è ancora lunga sta roba che va. Capisci? Però quindi... Ezio, ma tu ritieni possibile che la Honda non riesca a fare una moto, non riesca a recuperare il gap? Cioè, solo un'altra cosa che ti dico, che all'incontro che c'è stato Marquez Honda, che c'è stato all'inizio della settimana, credo martedì, perché noi sapevamo già da domenica, lui era partito immediatamente perché avrebbe avuto l'incontro il giorno dopo, in realtà deve essere stato martedì l'incontro, all'incontro con la Honda era presente anche Espeleta, perché è evidente, Ezio, che se fossi tu il proprietario della Dorna faresti di tutto, come farei io, come farebbero tutti gli amici a casa se avessero quell'azienda lì, per tenere Marquez alla Honda, per far sì che la Honda ricominci ad andare, e lì chiaro dovranno metterci del loro, però quel pacchetto lì, secondo me, Espeleta deve cercare di rimetterlo in piedi e in movimento, perché con Marquez che va via, la Honda va via, Repsol rischia di andare, cioè è un putiferio per lui. Per cui è un putiferio per la Honda, perché è la Honda che ci tiene. La Honda è possibile che non ce la faccia a fare una moto? È possibile, secondo me. Allora, quello che si sente, stanno cercando di trovare, cioè se te vai a pescare da Igna e puoi mettere giù anche 5 milioni di euro e non va a 5 anni a vivere in Giappone, sopra Verona sta bene lui lì dove vive e va alla Ducati in 5 minuti. Secondo me da Igna non è tanto i soldi così, è che secondo me se uno facesse un passo così lo fa solo per dire vado alla Honda, la metto a posto e vinco, e quello certo. È il punto. Sono lì perché è certo che è così. Però secondo me è un po' tutto quello che abbiamo detto, subentra anche Espeleta, subentra Arezzo, subentra la Honda, però Marquez dice io però non vinco, cioè lui deve aspettare 2 anni, poi ai 32 anni succedono tante altre cose, cioè se decide lui va via perché
non guardo in faccia a nessuno, dice ok, lascio tutto e vado, tanto lui può andare da Gresini, Gresini poi che gli danno la moto quella di Gianantonio, magari gli danno una 2023, che perché Gianantonio non so se è la 2021 o 22, però una 23 di queste qua con Marquez poi corre per vincere il mondiale, però poi si deve adattare dentro lì, ma io penso che ci sia un macello dentro lì, se viene, se viene dentro Marquez un macello, non lo so, secondo me se devo darti una percentuale, per me 51% sta ancora una volta. Ok, sì, 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 più o meno, penso. Io sono della tua idea, però in realtà il messaggio che ho sentito due secondi prima di iniziare la diretta con te mi dice che probabilmente è veramente fatta. Io non è un'informazione mia, è quello che mi ha detto un amico che ha parlato con qualcuno all'interno del team Gresini, che sono pronti, ma sembra che Ducati invece sia sul piede di guerra e solo da linea. Hai capito, cioè il problema è fatta, ma però gli altri ti dicono di no, cioè quella... Esatto, va bene. Ezio, certo, io se c'era una moto in KTM sarebbe stata più facile la cosa, ma non c'è la moto. A meno che Marchi riesca a fare questo progetto di portare KTM ai Gresini in KTM, allora dar vita a quello che... Sì, ma non fanno le moto, cioè o gliele togli a Poncharal, capito? Cioè, se le moto sono quattro, no? Poi adesso c'è quella per Acosta, che però si devono mettere d'accordo anche con l'Espeleto, perché non ne vuole cinque, anche lì è un altro casotto. Però va bene, ma se rimangono quattro non rimangono sei, allora se ne o uno in più per lui, ma non te ne fa fare per un discorso legato ai regolamenti. No, quello che dice Oscar è che diventerebbero sei moto KTM, perché le due Ducati di Gresini diventerebbero KTM. Era quello il discorso che faceva Oscar, cioè il piano potrebbe essere quello. Benissimo, però la Dorna, il regolamento Dorna, deve fare due moto in più, no, e fargliele fare. No, è quello che è la fattibilità di questa operazione, che non deve fare due moto in più, e il team Gresini andrebbe a occupare le sue due posizioni con due moto KTM, per cui non ci sarebbe anche per Espeleta un esborso ulteriore, capisci dove sta? È solo la KTM che fa due moto in più. Esatto, e loro le vorrebbero, per cui quello fila, per cui staremo a vedere, potrebbe essere veramente la soluzione. Quello potrebbe essere la terza cosa che diceva lui, c'è la Honda, c'è la Ducati e forse c'è anche quella. Esatto, però non toglie che la Honda sia la... Io comunque il connubio migliore io lo vedrei comunque con KTM Marco. Di là per me non lo so, ma ci sarà un gran casino con i piloti, con tutto, perché Marquez comunque poi dove va diventa il leader, anche se gli devi dare proprio un trattore, cioè a meno che poi gli dai un cesso, allora però non penso la Ducati. Esatto. La Ducati non vorrà fare una cosa così, cioè. Assolutamente no. Ezio, noi ti auguriamo, ci facciamo un grande in bocca al lupo per il prossimo fine settimana con la GRD e i tuoi piloti in Spagna al CEV, e ci vediamo quando rientri, se hai voglia e tempo saremo felici di sapere come è andata. Ci sentiamo ancora, anche perché dall'altra parte ne avranno combinate delle altre. Esatto. Tra pista ci sarà... e gossip. Gossip, tanto gossip anche. Grazie Ezio Gianola, un saluto ai piloti della GRD, ragazzi, ci vediamo domani, grazie per essere stati con noi, ciao Ezio, grazie, ciao a tutti. Wow chef, ma in questa ricetta non ci metti il limone? No chef, perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero. Buono, ma dimmi una cosa, che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io, mastichi Degam. Così finiamo con un bel sorriso. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam. Benvenuti nella nostra nuova sede di Svezia Car Volvo a Milano, in via Giovanni Battista Grassi 98, presso il Car Village Fassina. Vi aspettiamo nel nostro nuovo salone per mostrarvi tutte le vetture della gamma Volvo, le vetture usate Volvo Select e anche la nostra nuova officina. Vi aspettiamo in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano. Ciao, sono Francesco, Yamaha di Saronno Motor Times, vi ricordo che abbiamo una sede anche a Legnano,
Volevo segnalarvi questo mese una promo super interessante per quanto riguarda la gamma MT, quindi 09, 09SP, MT10 standard, MT10SP, supervalutazione del vostro usato fino a 1500 euro, oppure in caso non abbiate permuta, fino a 1500 euro di accessori compresi nel prezzo. Vi aspettiamo. Cerchi la moto dei tuoi sogni? O vuoi cambiare il tuo scooter? Vieni da Kimoto! Nel nostro showroom potrai trovare una vasta gamma di moto e scooter delle migliori marche in pronta consegna e tante soluzioni di finanziamento personalizzate. Ci trovi a Paderno Dugnano. Ti aspettiamo da Kimoto! Scegliere una vettura usata da JB Cars vuol dire scegliere un prodotto controllato in ogni minimo particolare. Non vi resterà nient'altro da fare che guidarla e godervi la strada in sua compagnia. E poi la cura e l'attenzione per il cliente, da sempre un must in JB Cars. Visitate il sito jbcars.it per scoprire tutta la disponibilità delle vetture usate in sede. Gamma completa Honda SH 125, 150, 350, disponibile oggi in pronta consegna da Motostar. Non fatevi cogliere impreparati al ritorno dalle vacanze, prenotate oggi il vostro SH e venite a scoprire le formule di finanziamento senza interessi della promozione Agos Honda, solo da Motostar.